Devo tornare brevemente su Avetrana, dopo aver ascoltato l'ultimo video da Fronte del Blog, in cui si parla di alcuni aspetti che sono emersi poco negli anni. O meglio, il sogno del fioraio è celeberrimo in quanto fu posto alla base, è uno degli elementi posti alla base dell'accusa. Il problema, a mio parere, non è tanto adesso smontare questo sogno. Ricapitoliamo un attimo la vicenda giudiziaria, perché Giovanni Buccolieri è stato condannato in primo grado, la sentenza non è stata appellata, quindi è rimasta appesa. In teoria è colpevole, perché è una sentenza non appellata. Io la interpreto così, poi naturalmente sottigliezze giuridiche possono smentirmi, però. Di fatto nel 2017 la storia finisce lì e ci sono anche intercettazioni tra lui e la moglie in cui lui dichiara di essere stato pressato, di essere stato condizionato da questo pool di magistrati che lo incalzava. Insomma, questa è una storia già sentita. Io ho sempre pensato a una farneticazione perché è vero che uno può fare dei sogni molto vividi. Non so gli altri, posso parlare come tutti solo della mia esperienza personale. Capita di fare dei sogni che ti inquietano perché appena sveglio quasi stenti a distaccartene, tanto forse ne eri coinvolto da un punto di vista personale. Quindi per quella mezz'ora in cui ti alzi, sì, ma sei tra il sonno e la veglia, come si dice, mi alzo ma non mi sveglio, te lo porti ancora appresso. E magari può capitare che te lo segni anche perché ci consigliano, a me era stato consigliato di farlo a volte per anche rasserenarmi, interpretare determinati sogni perché se li fai c'è un motivo e quindi la psicanalisi naturalmente interviene al riguardo. Ma è pur vero che questo sarebbe stato un sogno fin troppo dettagliato. Si fanno, lo so, immagino le obiezioni, però sognare che una signora che conosci, ma non è nemmeno tua amica, è una paesana, scende da una macchina. Nella macchina c'è una persona, ma Buccolieri non specifica mai fosse Sabrina, che come vi ho già interpretato dal mio lato, trovo strano fosse rimasta in macchina lei che non guidava, mentre da Sara va a fare la rincorsa Cosima di 120 kg. Comunque, fai un sogno di questo tipo, ovvero non, lo riferisci, lo fai e lo riferisci, non vedi la persona in macchina, non ha mai detto di aver visto Sabrina, quindi casomai qui di mezzo c'è solo Cosima. Ecco. Che rincorre, che parla in dialetto, mo hai da inghianare, entra la macchina. Quindi, ecco, Sara abbassa la testa, quindi sfumature espressive di questa ragazzina. Lo fai, non vai a riferirlo agli inquirenti, è ovvio, è una scemenza, è un sogno. Ecco. Però lo dici alla tua dipendente, Vanessa Cerra, tu sai benissimo di chi è figlia Vanessa Cerra, sai bene qual è, diciamo, il temperamento di certe persone. E dunque veniamo alle due affermazioni più eclatanti contenute in questo video di Casazza. Casazza obietta che per quale ragione, se questa scena fosse stata vera, Sara non scappa davanti a una minaccia. Io trovo del tutto evidente in questa scena fantasticata, scusate, che la ragazzina si sia fidata. Questa era la zia materna, la vice madre. Scherziamo, è chiaro che ti fidi, è chiaro che non scappi. Quindi io troverei ragionevole se fosse vera una cosa del genere. Poi nel momento in cui la zia ti minaccia, ti deve anche dire perché, muoia da inchianà, entra macchina vuol dire c'è un pericolo? La domanda grande è, caro Buccolieri, ma eri sotto effetto di sostanze, di psicofarmaci? Perché è un sogno delirante, è delirante che tu sia andato a raccontarlo alla tua dipendente, sapendo che avrebbe fatto il giro di tutta la provincia di Taranto. Poi ritratti, ma senza dare spiegazioni.
In definitiva è rimasto sempre on the border questo Bucolieri. Sì, l'ho detto, ma però è tutta la vicenda schizoide. Bisognava naturalmente esaminare la personalità di Bucolieri. Io però ho avuto sempre l'impressione, e la confermo in questo video, finalmente, che manchi qualcosa. Lo dico spesso quando analizzo le storie di cronaca, ma non solo. Quando non si arriva a una conclusione, sia pure parziale, è perché ti manca un pezzo. Ecco, ti mancano i precedenti e ti mancano delle porzioni. A quel punto non puoi cucinare il piatto nemmeno malamente. E dunque, era chiaro in questo caso che qualcosa mancava. Casazza rivela, smentendo, diciamo, in modo leggermente distopico, quel pezzo che molti avevano immaginato, però lo considera subito assolutamente scartabile, qualche cosa di deprecabile da pensare. Mentre si tratta di una vicenda di vita piuttosto comune, ovvero che scusate, il fioraio, non il fornaio, i fornai sono da un'altra parte. Il fioraio avrebbe avuto una relazione con Vanessa Cerra e avrebbe voluto giustificare una sua assenza dal negozio, comunque un suo momento senza alibi di fronte alla moglie, con questo sogno che lui fa diventare realtà al 50%, proprio per nascondere l'adulterio. Va bene, ok, a parte che siamo nel 2011, l'adulterio è comunque la rottura di un patto ed è sicuramente da evitare. Resta il problema che una situazione del genere è ammissibile. Noi non sappiamo se vera, ma spiegherebbe. E se non è questa, è un'altra, ma sempre qualcosa che ci manca e che qualcuno ha nascosto. Perché non ti svegli una mattina dopo aver sognato qualcosa di assurdo, cosa che capita abbastanza spesso, e poi la vai a raccontare sapendo che andrai a incastrare drammaticamente degli innocenti? Tu sai che è un sogno? Te lo tieni per te. Te lo tieni per sempre. No, dopo 6 mesi, sapendo che è un sogno, hai avuto tutto il tempo per realizzare se era sogno o verità e se magari le tue situazioni personali ti hanno portato a inventare qualcosa, ti svegli e vai a praticamente decretare un ergastolo per due disgraziate. Ricordiamo poi che la famiglia di Vanessa Cerra si è trasferita in Germania, tutti, anche Anna Pisanò. È una fuga? No, però insomma, abitare lì poteva diventare pesante. Comunque se ne sono andati e addirittura Anna Pisanò dice: mi hanno descritto, ti hanno descritto.